È attiva al Comune di Gela la nuova piattaforma web GIS del Sistema Informativo Territoriale che consentirà di consultare l'intera cartografia digitale riguardante il territorio di Gela attraverso un semplice browser e senza la necessità di installare software aggiuntivi. Ieri al Teatro Eschilo di Gela sono state effettuate alcune dimostrazioni sulle possibilità di utilizzo della piattaforma, illustrando i dati numerici e cartografici del territorio gelese. Oggi il Comune di Gela darà la possibilità a tutti i cittadini di accedere ad una serie di informazioni cartografiche e database importantissime per la pianificazione territoriale e la conoscenza del territorio. Avremo la possibilità di accedere al catasto, al PRG e tra gli altri servizi molto importanti ci sarà la possibilità di ottenere un certificato di destinazione urbanistica. Emerge un'immagine, molto più evoluta e molto più interessante rispetto a quando non c'era questa conoscenza del territorio. Siamo riusciti comunque attraverso le mappe a organizzare la pianificazione urbanistica e territoriale. Il Comune è riuscito a organizzare la pianificazione urbanistica e territoriale nel senso di andare incontro alle esigenze dei cittadini. Il sistema informativo territoriale per sua natura non finisce mai di essere implementato. Richiede sempre una cura continua, ma soprattutto un arricchimento di dati e informazioni che non ha sosta, sia in termini di implementazioni nuove, sia in termini di aggiornamento. Il punto è che maggiori sono le informazioni che riusciamo a inserire all'interno del sistema, maggiori sono le possibilità di avere risultati e operatività utile per diversissime direzioni di lavoro. È sempre chiaro il collegamento tra una informazione e la collocazione sul territorio di questa informazione. Quindi siamo in grado di sapere cosa avviene al numero civico 30 di una determinata via, quante famiglie ci sono, chi sono, età scolare oppure età anagrafica e così via. Insomma, riusciamo ad avere molte informazioni che sono comunque alla base della pianificazione e della programmazione. Uno strumento del genere ci consente con maggiore serenità di valutare quelli che possono essere i riflessi sul territorio. Penso e ritengo che ancora una volta sarà data prova di una situazione difficile territorialmente, con una serie di vincoli che creano difficoltà nello sviluppo economico e quindi si ritiene necessaria la differenziazione dei servizi. Queste cose le avevamo detto da anni. Io l'ho detto personalmente da più di 10 anni, l'abbiamo scritto in tutte le forme, in tutte le salse, quindi bisogna sostenere non solo queste iniziative, ma con questa amministrazione rivedere le perimetrazioni.